i contribuenti della pubblica e funzionari della pubblica amministrazione, in questo caso sono sia il segretario generale della FDP e sia il segretario della CIDA, che rappresenta tutti i dirigenti, soprattutto anche nel mondo privato, no? Il Confedermanager, il Manager Italia, noi siamo in CIDFC. E il cambio, io proverò a fare un intervento un po' diverso, nel senso, prima mi farebbe piacere, perché l'ho avuto ospite ieri, proprio parlando delle riforme, anche dei gravi problemi, no? Ma anche della che è avvenuto, no? Nell'ambito della giustizia, ma anche qual è il futuro. E volevo un brevissimo video che relativa al dottor Campo, che ho avuto e che è stato coinvolto da noi proprio nelle innovazioni delle pubbliche amministrazioni. Ecco, ascolterei questo e poi vorrei entrare invece nel merito. Ma cosa deve fare un amministratore pubblico per andare in direzione, cioè capire cosa si fa? Sì, va bene, in maniera tale che non sia solo la prima volta. Si deve far dare un parere tecnico prima, può essere conveniente o meno. E poi, qual è l'effettivo deterrente, mettiamola così, che dei professionisti, perché io sono un convinto assertore, pur avendo qualche anno di esperienza, mettiamola così, nella pubblica amministrazione, che serva una sana collaborazione, sana sinergia tra tutte le parti attrici, quindi il mondo pubblico, professionisti del privato, istituzioni. Bene, noi riusciamo a rendere trasparente la macchina amministrativa attuando proprio tutta una serie di sinergie. E dico una cosa, poi ne accennavo prima già al procuratore generale, comunicazione. Noi dobbiamo ristabilire che la pubblica amministrazione, la magistratura, le tantissime pubbliche amministrazioni, perché non esiste una sola pubblica amministrazione, e poi vi dirò anche quali sono le pubbliche amministrazioni che devono venire in direzione. Molto spesso a me arrivano le cose più fantasmagoriche, no? Non funziona nulla e poi mi dicono perché il gestore telefonico non mi ha attivato la SIM, oppure la banca mi ha mandato questa carta. Ecco, questo anche fa parte purtroppo della non conoscenza, della mancanza di cultura in tal senso. In tempi ci dovremmo essere perché abbiamo 20 minuti circa. Ma sono 6 minuti, penso, non è più. Allora, dottor Carlo, comincio da lei.